Anche quest'anno sono state centinaia le imbarcazioni che hanno voluto omaggiare la Vergine Maria, festeggiata il 24 luglio ad Agropoli, con il titolo di Madonna di Costantinopoli. La tradizione lega il culto della Vergine all'esperienza dei pescatori e degli uomini di mare, che trovano in lei rifugio e conforto. Qual è l'origine di questa festa? Beh, l'origine della festa della Madonna di Costantinopoli si perde in quella che è l'origine stessa di questa chiesa. È un'origine antichissima, noi abbiamo le prime notizie nelle visite pastorali della presenza di una chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli e di una confraternita ad essa annessa già nel 1582. Ma molto probabilmente già in precedenza doveva esserci un luogo di culto dedicato alla Vergine Maria, sia per che in ogni antica città c'era sempre un luogo mariano, ma anche per il profondo legame fra l'antica Agropoli e l'impero romano d'Oriente, l'antica Bisanzio, cioè Costantinopoli. Ovviamente poi la festa ha conosciuto una serie di trasformazioni nel corso del tempo, nel corso dei secoli, soprattutto grazie all'impulso dei parroci che ne hanno zelato il culto, uno fra tutti, Don Cesare Caradonna, che ha voluto riprendere e ridare forza a questa festa insieme a tanti altri suoi collaboratori del tempo, tante donne che si occupavano della Chiesa e che hanno dato mano forte a Don Cesare a rendere questa festa ancora più bella e importante, tanto da essere ormai diventata un punto di riferimento per tutta la città di Agropoli e non solo, anche per i tanti che o trascorrono le vacanze qui e attendono questo giorno o dai paesi circostanti si recano qui oggi a venerare la Madonna e a far festa insieme con noi. Un pensiero riguarda la Madonna di Costantinopoli. Allora, la Madonna di Costantinopoli è la Madonna che abbiamo sempre adottato, noi, la mia famiglia e i miei genitori. Abbiamo fatto tanto, tantissimo facciamo, l'abbiamo sempre vestita, l'abbiamo sempre adornata, tutto quello che c'era da fare, l'abbiamo sempre assistita sulla barca, fuori dalla barca, la processione sempre tutta quanta intera, perché è una Madonna che eravamo molto devoti, mio padre prima di tutto, e ce l'ha inculcato pure a noi figli. E quindi è una Madonna che non trascureremo mai e la terremo sempre con noi. La Madonna è il riferimento che tutti i fedeli hanno qui ad Agropoli, la si vive con tanta partecipazione, poi da qualche anno c'è un bel gruppo di portatori e quindi si è ritornata alla tradizione di portare a spalla la Madonna, quindi sia questo che la partecipazione della gente dà comunque a questa ricorrenza un significato particolare che viviamo quest'anno naturalmente con un po' di tristezza nel cuore per quello che è successo nei giorni scorsi, quindi anche in onore e ricordo di Biagio la Madonna siamo sicuri che accompagnerà i nostri passi, accompagnerà quelli della famiglia per conservare la gioia della fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel silenzio della sera, con l'anima in ginocchio, noi ti preghiamo, o Madonna di Costantinopoli, per i vivi e per i morti. Stella del mare, Madonna dei nostri padri, hai voluto rimanere con noi nella tua sacra immagine. Fa che la notte trascorra chiara e buona per chi stanco si riposa, per chi veglia sul lavoro. Fa che ognuno prima di dormire si segni con la croce nell'amore e nel perdono del Signore. Fa che ogni casa conservi la sua pace e ogni famiglia la sua fede. Trattiene i venti, placa le tempeste del mare e della vita. Nell'ora del pericolo distendi il tuo celeste manto e porta tutti alla salvezza. Benedici tutti con i santi protettori Pietro e Paolo, Agropoli, le famiglie, i tuoi devoti e quanti sepolti in terra immane
attendono dalla Santa Carità la luce e la pace. In memoria di Biagio l'eterno riposo, donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dona a lui, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E la Vergine Maria ti accolga fra le sue braccia pietose. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.